Anche oggi la Protezione Civile è al lavoro nei territori dell'area sud lucana per monitorare la situazione in cui versano le aree nelle ore del maltempo. In particolare fiumi e torrenti ingrossati nell'area del Senisese, Pollino. Le immagini si riferiscono al tratto che attraversa i territori tra Latronico e Agromonte. Non si registrano al momento situazioni di ingente pericolo, anche se quello che purtroppo viene spesso riscontrato è la scarsa manutenzione delle aree attigue e corsi d'acqua. Nel comune di Latronico la segnalazione più grave arriva da Contrada Cerri, una località dove, con il maltempo di queste ore, si è accentuata una situazione che va avanti già da molto tempo. Siamo qui nella zona Valpollino, nell'abitato tra Episcopia e Latronico, in zona Agromonte più o meno. Qui c'è il fiume Sinni. Qual è la situazione con la Protezione Civile? State ovviamente monitorando da ieri tutta la zona del Senisese, Pollino, Lagronegrese. Qual è attualmente la situazione? Ci sono criticità che avete potuto riscontrare? Ma noi è da ieri mattina che stiamo facendo il monitoraggio del fiume Sinni, a cominciare dall'imbocco del comune di Latronico, che va a defluire subito dopo la diga di Cogliandrino, perché chiaramente la diga è stata aperta per permettere il defluire di tutta l'acqua che si trovava all'interno. Situazioni particolari a rischio ad oggi non ve ne sono. L'unica cosa è che chiaramente, non essendoci una manutenzione dei letti del fiume fatta in un certo modo, l'acqua quando aumenta di volume prende un corso diverso da quello naturale e quindi si vanno a creare delle aree in cui sostanzialmente l'acqua non ha mai fatto un percorso in quella precisa zona, e sostanzialmente ci ritroviamo dei corsi diversi del fiume Sinni. Questi portano chiaramente a dei disagi quando dentro questo percorso d'acqua tirano dentro alberi, detriti, purtroppo anche dell'immondizia. Ieri vi erano un sacco di bottiglie di vetro, lavatrici. Questo purtroppo è un segno di ancora inciviltà delle nostre zone, che quando succedono questi fenomeni ce le ritroviamo poi nel letto del fiume. Come per dire, non dobbiamo aver paura delle calamità naturali se c'è prevenzione e soprattutto senso civico? Sì, se ci fosse un po' di senso civico in più e ci fosse un po' di rispetto in più di alcune cose, oggi chiaramente ci ritroveremmo in una situazione diversa. E avete avuto segnalazioni di smottamenti, famiglie isolate, allagamenti? No, noi ieri abbiamo avuto una segnalazione in Contrada Cerri di Latronico, dove praticamente c'è una famiglia che ha riscontrato una particolare situazione dovuta al fatto che dalle montagne l'acqua che scendeva in maniera in grande quantità ha fatto sì che dei terreni al di sopra di questa abitazione venissero praticamente coinvolti nel corso di quest'acqua, e tutto il terreno a monte della casa cominciava a spingere verso il basso e quindi ha creato delle fratture nel pavimento antistante la casa. Insomma, è una situazione che abbiamo già segnalato all'Ufficio Regionale di Protezione Civile e al Comune di Latronico. Stamattina penso che l'ufficio tecnico interveniva su almeno cercare di ripristinare l'argine naturale di questo corso d'acqua per permettere alla casa di non essere coinvolta dal corso stesso dell'acqua.